14 gennaio 2018, il calcio a Bellaria è morto, grazie a lui buon Sauro Nicolini non sa più che pesci pigliare, si dice a Napoli. Una marea di dirigenti alternati negli ultimi anni con tanto di panchina d'oro, per tanti che magari la panchina non l'avevano mai conosciuta e per tanti dirigenti che tanto dirigenti non erano. Morale della favola, dalla Serie C2 alla promozione, o meglio da ieri ufficiale o quasi anche l'ennesima retrocessione, addirittura in prima categoria. Lo scempio si chiama gara interna con Torconca, addirittura sconfitta per 9-0, rifilata degli avversari con giocatori arrivati a destra e sinistra che hanno fatto quel che potevano senza neppure conoscersi. Bellaria è divenuta peggio di Roma, metropolitana Gogo per una terra chiamata Nanni, divenuta preda di turisti passeggeri. Ce la ricorderemo questa dirigenza, se mai qualcuno se lo dimentichi, entriamo nel vivo della partita e cercheremo di fare un commento molto soft. L'inizio di gara vede il cross di Cecchi con Romeo che mette in corner dalla bandierina girata di Fedeli per 1-0 ospite. Poco dopo, doppia conclusione di Christopher ribattuta dall'ottimo Romeo, ma il raddoppio arriva un minuto più tardi per opera dello stesso Christopher che in contropiede batte l'incolpevole estremo di casa. Dall'altra parte Federico cerca di svegliare i suoi, ma la sua conclusione è una carezza per Melchiori. Discesa di Gasperini, cross al centro per Christopher per il 3-0 e sono passati solo 20 minuti di gioco. Azione coppia, 4 minuti più tardi Gasperini se ne va, palla al centro per l'appoggio in rete di Fedeli, 4-0. Per il Bellaria arriva questa punizione di Federico, fuori di un nulla. Torconca invece che si rende pericoloso dalla bandierina con questo colpo di testa di Mendy, palla che però termina al lato. Altro lato, botta di Christopher, Romeo respinge. Per il Bellaria si fa sempre più dura, viene espulso Montecasino proprio per aver combinato un vero casino in campo. Finale di tempo con un salvataggio col cosiddetto fattore C per il Bellaria, con la conclusione sventata nuovamente da Romeo. Nella ripresa, partenza col botto, Fedeli ruba palle e trafigge l'incolpevole Romeo per il 5-0. Il Torconca insiste, pallonetto di Christopher, sfera alta, alto contropiede del Torconca con Fedeli che realizza la sesta rete. Ennesimo contropiede, ma è sempre lui per il 7-0, alias Fedeli. Romeo salva quel che può, il Torconca si divora almeno un altro paio di occasioni prima del doppio Gambelli che trova prima l'8-0 infilando l'estremo Romeo, poi 9-0 saltando ancora una volta il portiere in uscita e fine dei giochi. Complimenti a tutti, applauso finale e ci dispiace solo per questi ragazzi costretti a giocare davvero in una situazione inverosimile.